C'è ancora da attendere per l'esordio casalingo nel nuovo anno programmato per venerdì prossimo nel derby con il Lecce. C'è infatti il secondo impegno esterno di fila in questo inizio di 2018 agonistico per il Biceglie, che domani alle ore 16.30 sfiderà al Massimino di Catania la Sicula Leonzio nella 24esima giornata del campionato di Serie C. Due gli obiettivi da inseguire per la formazione di Nunzio Zavettieri: riscattare prontamente la sconfitta di Catanzaro e avvicinarsi ulteriormente all'ipotetica quota salvezza. Al momento la zona playout è distante 5 punti per i nerazzurri. Il mercato è finito, dobbiamo assolutamente ricalarci bene bene nella realtà del campionato, che è molto dura, e già domenica ci aspetta una bella partita tosta contro una squadra in salute, una squadra forte sia nell'individuale che nell'organizzazione, quindi dobbiamo fare una grande partita. Ad aprire il programma delle pugliesi, domani alle 14.30 sarà il Lecce, la capolista del Girone C, ospita il Catanzaro. Quando i protagonisti del Via del Mare saranno già negli spogliatoi, la Virtus Francavilla affronterà al Fanuzzi di Brindisi la realtà più sorprendente di questo campionato. La matricola rende quinta in classifica, inizio previsto alle ore 16.30. Il Monopoli invece sfiderà in trasferta nel posticipo domenicale delle 20.30 il Matera, biancoverdi a caccia del quarto risultato utile di fila della gestione Beppe Scienza. Sarebbe un altro importantissimo passo in avanti verso la conferma della categoria professionistica. È una squadra forte, indubbiamente. Auteri è un allenatore che dà un'impronta ben precisa alle sue squadre. Ci sono pregi e difetti nella loro interpretazione della partita, però a me è un allenatore che è sempre piaciuto, l'ho già affrontato diverse volte e è sempre difficile lavorarci contro. Hanno anche dei giocatori obiettivamente di grande livello, non solo tecnico ma anche di esperienza, perché in tutti i reparti hanno giocatori forse anche di categoria superiore, quindi è una squadra forte che gioca bene, che crea e che concede molto. Noi sostanzialmente quello che ho chiesto alla mia squadra è quello di andare là con personalità.